La radio ne parla. Mi chiamo Umberto e sono di Pescara e sono un insegnante di educazione fisica. Insegno calcetto sia ai ragazzi disabili sia ai ragazzi non disabili. Ho un gruppo di ragazzi che partecipano, sono down e sono autistici. Aver creato questa sintonia fra queste persone la trovo eccezionale. Funziona alla grande, sono tutti entusiasti. In quell'ora e mezza scompaiono le diversità. Le difficoltà sono la carenza di fondi, anche per spostarsi quando hanno gare nazionali, quando ci sono meeting. A noi piace partecipare, non essere esclusi. 335-699-2949 per gli sms e i messaggi whatsapp, 800-055-103 per intervenire in diretta. Sentiremo le storie normali e eccezionali di persone, di atleti che esaltano i valori dello sport. Un maestro di scherma per ciechi, la storia di un campione mondiale che dice ai genitori: non vergognatevi dei vostri figli disabili. Sentiremo anche qual è lo stato delle strutture accessibili. Allora, Vincenzo Manco, l'ho tenuta fino ad ora presidente nazionale della WISP, l'Unione Italiana, che di più, se così posso dire, lavora proprio sull'idea dello sport come fondamento per l'integrazione per tutti, no? Perché non è che si tratta di integrare delle persone con altre, si tratta di integrare tutti quanti. Le vorrei chiedere, quello che diceva Umberto nella nostra copertina, ovvero sia mancano le strutture, è davvero questo il problema? Perché sembrerebbe invece che i problemi sono altri, e invece poi alla fine ci si scontra con la linea dell'autobus che non c'è, o con la palestra che non ha la scala, giusta? Manco. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Saluto ai radioascoltatori. Diciamo che la questione relativa alle strutture è uno dei problemi. Non la sento, parli più forte per favore. Credo che la questione delle strutture sia uno dei problemi, sia diciamo solo quello. Il terreno della disabilità è innanzitutto un terreno culturale. Ah, ecco. E anche nello sport noi dobbiamo, come dire, rilevare questo elemento di deficit. Ancora si pensa di intervenire sul terreno della disabilità, diciamo, in un modo non organico e spesso e volentieri non in un modo appunto inclusivo. Ci sono diversi approcci. Uno è l'approccio, per esempio, del Comitato Paralimpico, che è un approccio importante e rispettabilissimo, ma che però induce, diciamo, e individua una serie di categorie per le persone appunto disabili che devono anche lì assumere una prestazione per portare a casa un titolo, rispettabilissimo. Un'associazione come la WISP, che lavora sul terreno dei diritti delle persone soprattutto, quindi non soltanto quello del diritto allo sport, quindi in una logica inclusiva, preferisce le esperienze che stiamo ascoltando e che ascoltavo io poco fa, quindi far giocare insieme, far vivere l'esperienza sportiva tra persone con diverse abilità, perché poi nel momento in cui le persone si incontrano in uno stesso spazio per praticare sport, le differenze si annullano o le stesse differenze si esaltano a seconda delle situazioni. Quindi c'è un tema che riguarda le risorse, non riguarda soltanto l'impiantistica, certo, ma soprattutto una cultura sportiva.